Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 3 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Non tutte le ciambelle escono con buco? Vero, non tutte le ciambelle escono con buco, ma anche senza la pasta è buona e lievitata, perciò non fate troppe storie davanti la vostra produzione casalinga. Dopotutto, nonostante la luna imbronciata in dodicesima casa su di voi oggi non c'è molto da ridire. Mercurio e Venere allo zenith pilotano la giornata e se un po' di confusione c'è, soprattutto nelle relazioni col mondo, il sostegno di Plutone e di Urano vi permette di divertirvi comunque, la defezione di qualche amico non vi impedirà di portare avanti il vostro programma, una bella escursione tra boschi ombrosi. Certo, vedere la montagna rinsecchita è una fitta al cuore, i ghiacciai stanno morendo, rivelando zone scure, quasi lunari, uno stillicidio per voi ecologisti, fan della natura, ma dovete ammettere che l'autore di tutto questo è stato l'uomo e nel mezzo dell'umanità dovete metterci anche voi stessi. Qualcosa o qualcuno a voi caro ora non c'è più, vi siete separati da qualcosa o qualcuno a cui tenetevate particolarmente. Per questo avete sofferto tantissimo e soffrirete ancora. Per il futuro, si annunciano perdite affettive con incapacità a uscire fuori da evidenti situazioni di sofferenza. Avvertite un senso di sconfitta, di dolore, di prostrazione che vi fanno soffrire. Benessere e fascino alle stelle per oggi, cercate di approfittarne anche perché qualcuno ha messo gli occhi su di voi. Oggi vi accorgerete in particolare di quanto possa essere inutile la gelosia e addirittura dannosa. A cosa serve essere gelosi? Potrebbe anche essere una mancanza di fiducia in se stessi. Sei una persona affidabile ed estremamente realista, ma oggi ti conviene esserlo ancora di più perché dovrai affrontare una nuova sfida. Lo farai con successo, ma occorre tutta la tua forza d'animo. Non chiedete al vostro partner più di quanto in questo momento possa darvi effettivamente, siate comprensivi e allargate le vostre vedute cercando di non colpevolizzare la vostra dolce metà. Sgombrate il vostro cuore da ogni dubbio sul vostro partner, non fatevi soverchiare da essi e compromettere così la vostra storia d'amore. Mentre tutto intorno sembra fermarsi, vi sentirete presi da una strana forza che vi spingerà a delle decisioni drastiche e su cui bisogna riflettere prima di prenderle. Ti sentirai particolarmente bene. Cambia taglio e colore dei tuoi capelli. Giornata ideale per acquistare prodotti di bellezza o capi di abbigliamento. Grandi cose potreste fare se solo tentaste di ripulire il cuore da inutili emozioni e sgombrarlo dalle macerie del passato. Provate anche a chiarire a voi stessi quanto tempo avete sprecato nel cercare soluzioni comode agli altri e non a voi. Ad avere troppa fretta potreste commettere degli errori anche grossolani, senza perdere la pazienza oggi avvaletevi del conforto degli amici e se proprio qualcosa va storto ricordate che avrete sempre una seconda occasione. Oggi potreste ricevere nuove proposte di strategie e soluzioni magiche per guadagnare un mucchio di soldi, non fatevi ingannare. Ascoltate con tutte le cautele del caso e seguite il vostro intuito diffidente. Se non vi sentite molto ferrati sul vostro lavoro o sull'argomento da trattare a scuola in questa giornata, fate in modo che qualcuno vi sia di supporto e che vi indichi la strada da seguire. Qualcuno sta cercando di mettersi in contatto con voi ad un livello più profondo. Ma voi forse avete chiuso quella porta troppo presto ed ora è più difficile riaprirla. Non mancherà però qualche battibecco in amore o in famiglia. Continua il mese centrale dell'estate in bellezza con quasi tutti i pianeti ben disposti per la Vergine. E se il buon giorno si vede dal mattino, questo mese di luglio vi promette scintille estive da non dimenticare. Urano, signore del vostro segno, si trova proprio ospitato felicemente in Toro, segno vostro alleato. Sole e Plutone occupano invece i vostri segni amici Cancro e Capricorno, favorendo ozi benefici che stimolano letture, riflessioni, interessi culturali e politici. Con la luna imbronciata in dodicesima casa vi alzate anche voi già immusoniti, ma non finisce qui, perché a confondervi mente e cuore entra in scena anche la quadratura in gioco tra Mercurio allo zenith e Nettuno all'opposizione. Insomma difficile andare d'accordo con tutti, se avete da lavorare sbuffate,
Se potete rilassarvi al mare o in montagna, e con l'aiuto di Plutone e Urano nulla di più facile, qualcosa si mette comunque di mezzo rovinandovi parzialmente il piacere. Grandioso il Lettone con Marte nel settore numero 8 dell'oroscopo, farete faville anche senza coinvolgere il cuore, il piacere può anche rimanere fine a se stesso. Amore ed Eros. Delusi i romantici che coltivano aspettative troppo alte, sesso e sentimento oggi corrono su binari divergenti e se ci si accontenta di salire su un treno o sull'altro la giornata sarà comunque piacevolissima, soprattutto al mattino appena svegli tra coccole e bacetti. Un filo di diffidenza rispetto a persone che vi fanno buona cera ma sotto sotto non convincono, quanto agli amici vi manca qualcuno che si è allontanato senza spiegazioni, facendovi sentire in colpa anche se magari non c'entrate nulla. Buone notizie da lontano e magari fiocca anche un invito. Cari Vergine, gli astri sono favorevoli e la luna è in buon aspetto. Alcuni chiarimenti però sono inevitabili. Non sempre siete soddisfatti del vostro lavoro, sono già infatti in corso alcune discussioni circa un progetto da portare avanti e realizzare. I punti di vista diversi fanno parte del gioco, dovete accettarli. Se avete una storia d'amore felice, potrete godervi un momento di intensa passione sentimentale. Un po' meno bene per chi è in cerca di amore, tarderà ad arrivare oppure sarà solo un fuoco di paglia. Giornata con il sole in un segno che promuove l'armonia della coppia, se l'anima gemella ce l'avete già. Se invece siete ancora single, Urano e Plutone, pianeti lenti e potenti sulla ruota zodiacale, vi aprono a contatti nuovi trasformando il vostro entourage di frequentazioni. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 17 settembre, è in questa nuova cerchia di amicizie che potrete incontrare chi vi farà battere il cuore. Non vi fate condizionare dal vostro temperamento chiuso e a volte veramente molto selettivo e date modo alla fortuna affettiva di entrare nella vostra vita. Lavoro e denaro. Amate il vostro lavoro ma stranamente, anche se siete in proprio e nel weekend sgobbate parecchio, oggi non lo fate volentieri, tutto vi pesa enormemente, invidiate i vacanzieri e non vedete l'ora di staccare la spina a vostra volta. Svaghi serali piacevolissimi ma costosi al punto da farvi provare fortissimi sensi di colpa, bello assistere a un concerto epocale ma pensando al costo del biglietto in rapporto alla fame nel mondo vi chiedete se abbiate fatto la scelta giusta. Azzeccatissima invece l'idea di visitare una mostra o di cenare in un borgo antico non distante da casa dove natura, cultura e buona cucina si intersecano mirabilmente. I problemi legati alle proprietà e alla casa possono trovare un nuovo assetto, anche se avrete a che fare con i parenti più ostinati. Mantenete la calma. Infaticabili come sempre, non vi stancate davvero mai. Oggi non vi fermate se non sarete convinti di aver prodotto qualcosa. E state sicuri che quel che avrete fatto sarà stato di ottimo livello. Benessere. L'energia c'è ma ristagna in qualche punto facendovi sentire spossati. Anche il caldo ci mette del suo, di progetti ne avete in mente a gogo ma alla luce dei fatti non ne realizzate nemmeno un quarto. In escursione sorpresi da un temporale vi bagnate come pulcini, occhio perciò la raffreddore che vi manderà subito in fibrillazione portandovi a rifare il tampone tre volte anche se il risultato è sempre lo stesso, un rassicurante negativo. Quando c'è armonia ed equilibrio interiore, salute e benessere ne guadagnano. Lo avete provato sulla vostra pelle. Certo, le preoccupazioni non mancano ma aver imparato a saperle gestire è fondamentale. Per lei, di regola controllate coi vostri pupi anche quando fanno disperare. Oggi, però, stupite il mondo con un'esplosione atipica. O il caldo vi dà alla testa oppure loro hanno davvero passato i limiti. Per lui, Financial Times alla mano anche sotto l'ombrellone, il trend socio-economico in picchiata continua a preoccuparvi e non perché siate pessimisti, è una realtà di fatto. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.